La situazione per l'Inter è sempre più difficile, il debito sale e la società, nonostante gli amici a tutti i livelli, non riesce a pagare il debito. Il tempo stringe e Zhang fa l'ennesimo regalo. Ascolta tutto il video, tutto questo è assurdo. Sostieni il canale iscrivendoti e mettendo mi piace al video. Attiva la campanella per essere aggiornato per primo. È gratis. Nel maggio del 2004, la famiglia Zhang, attuale proprietaria dell'Inter, si troverà davanti a una sfida determinante, una partita dal valore inestimabile che potrebbe decidere il futuro del club nerazzurro. In quel periodo, infatti, scadrà il termine per il rimborso del prestito garantito dal fondo Oaktree, un prestito cruciale di 250 milioni di euro, aumentato a circa 300 milioni a causa degli interessi. Questo prestito ha fornito alla famiglia Zhang le risorse finanziarie necessarie per fronteggiare le ingenti perdite accumulate dalla società milanese negli ultimi anni. Secondo quanto riportato dall'edizione di Tutto Sport, le discussioni tra la proprietà dell'Inter e Oaktree sono già iniziate diverse settimane fa. L'obiettivo è trovare un'alternativa al rifinanziamento del prestito con un altro partner finanziario. Tuttavia, i tassi di interesse richiesti dal fondo, che si dice raggiungano addirittura il 25%, hanno portato i colloqui a un punto morto, con poche speranze di cambiamento in vista dell'imminente scadenza. Una delle opzioni considerate dalla famiglia Zhang è la vendita dell'Inter. Questa strada però si presenta complessa a causa dell'elevato debito del club, nonostante gli sforzi di Infantino e dell'UEFA. Il bilancio chiuso al 30 giugno 2023 ha evidenziato debiti complessivi per 807 milioni di euro, con un indebitamento finanziario netto di 308,8 milioni di euro, in aumento rispetto ai 268 milioni del 30 giugno 2022. La liquidità disponibile si attesta a 100,5 milioni di euro, in calo rispetto ai 139,1 milioni dell'anno precedente. La famiglia Zhang naturalmente spera di recuperare l'investimento effettuato nell'Inter e di uscirne senza debiti, ma la cifra richiesta per la vendita sembra al momento fuori mercato. Un elemento che potrebbe giocare a favore della vendita è la partecipazione dell'Inter al nuovo mondiale per club del 2025. Questo evento garantirà entrate significative, 40-50 milioni di euro solo per la partecipazione e fino a 100 milioni per la squadra vincitrice. Altri fattori rilevanti includono i maggiori proventi derivanti dalla nuova Champions League. Ecco perché tutti questi favori arbitrali all'Inter in campionato e in Champions. Le discussioni riguardanti queste questioni e altre sono state al centro di una cena tra i dirigenti dell'Inter ad Appiano nel tradizionale appuntamento prenatalizio che ha visto la partecipazione di tutti coloro che lavorano attorno alla squadra, ma anche in questa occasione Zhang non c'era. In questo contesto, l'obiettivo dell'allenatore Inzaghi di raggiungere il successo in tutte le competizioni appare come una sfida ardua, specialmente considerando la competizione serrata in campionato con la Juventus, che a differenza dell'Inter prevede di essere attiva sul mercato a gennaio. Le preoccupazioni per il futuro del club riecheggiano tra Nanchino e Shanghai, dove il presidente Zhang risiede dall'estate. Nonostante sia stato più volte annunciato il suo ritorno a Milano, Zhang non è più apparso in Italia, alimentando speculazioni sulla sua lontananza dalla città che era diventata familiare. Nel frattempo, un regalo di Natale è giunto anticipatamente. Steven Zhang ha annunciato che non ci saranno ulteriori fondi per il mercato a meno che non arrivino da cessioni, altro che conti a posto e seconda stella.